Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole anni 90-2000. Oggi per lo spazio dedicato alle discoteche vi parlerò del discotempio della musica progressive degli anni 90. Vi parlerò infatti della discoteca Ultimo Impero. E allora siete pronti? Vai con le pillole anni 90-2000 di oggi. L'Ultimo Impero fu inaugurato il 18 dicembre del 1992 ad Arasca, vicino a Torino. Inizialmente i DJ che furono Pietro Villa, Claudio Coccoluto, Claudio Diva, Stefano Secchi e Manuel Bagnoli. Inizialmente si chiamava Mito Ultimo Impero, ma siccome lì vicino c'era un altro locale che si chiamava allo stesso modo, alla fine gli fu dato semplicemente il nome di Ultimo Impero, che era veramente enorme e pensate, era su quattro piani, aveva sette piste da ballo, nove bar, sette fontane e due cascate, e per la sua maestosità e grandezza, siccome poi ricordava anche un tempio antico, fu chiamato proprio Discotempio. Nello specifico fu chiamato Discotempio della musica progressive, perché all'interno veniva suonata appunto la musica progressive. Era anche, pensate, la discoteca più grande d'Europa. E i DJ che comunque si alternarono in console furono veramente molti, e alcuni dei quali addirittura iniziarono la loro carriera proprio all'Ultimo Impero. Ricordiamo per esempio Gigi D'Agostino, che ci suonò dal 1994 al 1998, poi Roberto Molinaro, che suonò nel 1998, e poi tutti gli altri storici dell'Ultimo Impero, come appunto Claudio Diva, Maurizio Benedetta, poi ad esempio anche Gradisca. Poi ci passarono da lì per esempio anche Roland Brandt, addirittura sono credo anche Robert Miles, insomma tutti i grandi DJ della musica progressive suonarono all'Ultimo Impero. Purtroppo cominciarono i problemi per questa discoteca nel gennaio del 1996, quando durante una serata fu fatta una retata da parte della guardia di finanza, che sequestrò diversi chili di droga e anche dei biglietti falsi che erano stati venduti alla clientela. Vediamo insieme uno spezzone che fa vedere proprio quei momenti di quella serata con la retata della guardia di finanza. Vediamoli insieme. Guarda, cosa è successo? Spiegateci un po'. Avete dentro? No, io non li cosa è successo? Che eravamo fuori, sono arrivate la pattuglia dietro l'altro, sono entrate. Ma che è successo? Hanno lanciato dei. Hanno lanciato dei lacrimogeni dentro. Ma chi sa che lo dico io. Sono i cani poliziotti, non si capisce. A me la droga, non hai penso. È accesa? No, aspetta che mia madre mi vede e non mi manda più. Mi sembrava una responsabile del mondo. Borsa, ho preso la borsa. Devo prendere un supporto dentro. Cosa è successo? Spiegaci un po'. Non so, io ho solo beccato in tangenziale che c'erano le macchine della guardia di finanza, ci cioè, sono passato poi. Dopo un'ora che siamo entrati è successo il casino. E cosa è successo esattamente? Ma niente, hanno bloccato tutto e poi facevano salire sotto. Hanno fermato prima la musica e poi dopo hanno fatto controllare tutti i biglietti con i documenti e ha fatto salire la gente sopra. Basta ripetere. Cioè io mi dico, mi sono fatto una settimana di lavoro, mi faccio carpentieri in ferro, mi spacco le ossa una settimana, aspetto sabato sera, vengo qui, poi macello. Devo rimborsare un biglietto. No, un biglietto. Dai. Adesso cosa facciamo? Accendiamo lo stereo e balliamo in mezzo. Quindi poi da lì di fatto iniziò il calo dell'Ultimo Impero, che
1998 cambiò gestione e si chiamò Privilege, questo fino al 2008, anche se ovviamente non si raggiunsero più gli splendori di un tempo. E poi nella stagione 2008-2009 prese il nome anche di Templares. A settembre 2009 cambiò nuovamente gestione e si chiamò Royal Fashion Club, però insomma poi era evidente che sarebbe finita, perché infatti a giugno del 2010 ci fu poi l'ultimo evento e da lì poi questa struttura, questa imponente struttura, rimase chiusa e abbandonata a se stessa e anche purtroppo soggetta a diversi atti vandalici. Vediamo insieme infatti uno spezzone di un video che fa vedere proprio lo stato in cui si trova attualmente l'ultimo impero. Vediamolo insieme. Per diversi anni nessuno voleva comprarla, però da qualche mese sta girando la notizia che qualcuno è interessato a comprare la struttura e a ristrutturarla e quindi a far rinascere l'ultimo impero. Speriamo sia veramente così. Attualmente non ci sono comunque aggiornamenti, ma appena ci sono degli aggiornamenti su questo caso comunque ve lo dirò facendo un video. Quindi se intanto vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, fatemi magari sapere nei commenti se volete, se siete stati all'ultimo impero o se vi sarebbe piaciuto andare. E quindi nel frattempo comunque ci vediamo venerdì con lo spazio DJ Piazza in The Mix, dove mixerò 5 canzoni dance del 1993 in 5 minuti. Alla prossima!